Mercato Juve, Dybala è in partenza, scelto il successore da almeno 200 milioni. Di certo non è un momento positivo per Paulo Dybala, il nome più chiacchierato del calciomercato della Juventus. L'argentino sembra essere in rotta con mister Allegri che prima gli ha cucito addosso un ruolo non suo da tuttocampista che il numero 10 argentino non gradisce, poi lo ha direttamente relegato in panchina. Il talento della gioia non si discute, ma il suo rendimento e il numero di gol messi a segno finora non sono alla sua altezza e intanto le voci di mercato continuano a susseguirsi. La sensazione è che si vada verso una separazione a fine anno ma, in queste ore, è arrivata una clamorosa notizia che confermerebbe tutto questo. A lanciare la bomba è stato Don Balon, portale spagnolo specializzato in calciomercato, che dà per certa la decisione da parte della Juve di cedere Dybala. I bianconeri avrebbero infatti deciso definitivamente di sacrificarlo per incassare una cifra importantissima da reinvestire per un sostituto eccellente. E, sempre secondo Don Balon, il nome sarebbe stato già scelto, un top player totalmente a sorpresa da almeno 200 milioni di euro. Come riportato dai media spagnoli, l'obiettivo numero uno come successore di Dybala sarebbe diventato addirittura Mohamed Salah del Liverpool. Per convincere i Reds a cedere il loro fenomeno servirebbe un'offerta esorbitante, da almeno 200 milioni di euro. A confermare questa clamorosa indiscrezione è stato anche l'autorevole tabloid inglese The Guardian, Salah è entrato nel mirino della Juventus. Ma sempre il quotidiano inglese ha lanciato anche un secondo nome stellare come prossimo sostituto di Dybala. Il The Guardian aggiunge anche Marco Asensio come uno dei primissimi obiettivi del calciomercato della Juve per la sostituzione di Dybala. Il fantasista spagnolo piace da tempo alla dirigenza bianconera che continua ad avere rapporti molto stretti con il Real Madrid. Agnelli e Paratici però non pensano solo all'attacco, anzi.